Nuovo appuntamento con Serie A Preview, un saluto da Alberto Pucci e benvenuti allo spazio dedicato alle curiosità e alle statistiche delle partite più interessanti del prossimo turno. Il big match della 34esima giornata di Serie A si gioca allo Stadium di Torino. Conquistata la finale di Coppa Italia, la Juventus ospita il Milan con l'obiettivo di avvicinare il secondo posto dei rossoneri. Reduce dal pari di Cagliari, la squadra di Allegri non ha vinto per 6 trasferte di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalla striscia di 6 gare consecutive senza successi fuori casa registrata tra marzo e maggio 2010 con Zaccheroni in panchina. Dusan Vlahovic, con 16 gol e 4 assist, è uno dei 4 giocatori ad aver partecipato ad almeno 20 reti in questa Serie A, insieme a Paulo Dybala, Olivier Giroud e Lautaro Martinez. Il Milan viaggia verso Torino con il morale a terra dopo il capo con l'Inter e con 3 assenze importanti in difesa. Quella di Pioli, diventato il tecnico che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni, è la squadra che ha visto sventolare più cartellini rossi nei confronti dei propri giocatori. Ben 8, almeno 3 in più di ogni altra squadra, 2 di questi proprio nella recente stracittadina. Salterà la trasferta di Torino anche Tomori. L'inglese ha realizzato 4 gol in 22 presenze in questo campionato, esattamente il doppio di quelli messi a segno nelle prime 3 stagioni di Serie A con i rossoneri. La Lazio ha vinto 4 delle ultime 5 partite di Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti 10. Contro l'Hellas Verona, i biancocelesti hanno l'opportunità di rimanere in corsa per il quinto posto che vale l'accesso alla Champions League. Luis Alberto ha partecipato a 7 reti contro il Genoa in Serie A, solo contro Bologna e Fiorentina ha fatto meglio. Tutti i 5 gol dello spagnolo sono arrivati in trasferta, tra i centrocampisti solo Çalhanoğlu e Kop Miners hanno fatto meglio. Con la vittoria con l'Udinese, l'Hellas si è portato a più 3 dal terz'ultimo posto. I gialloblu hanno vinto 2 delle ultime 4 partite casalinghe e hanno segnato in tutte le ultime 7 partite giocate al Bentegodi, firmando la striscia più lunga di questo tipo per il club da una serie di 10 gare interne in gol tra dicembre 2021 e maggio 2022 sotto la guida di Igor Tudor. L'Inter è soltanto la seconda squadra a vincere almeno 20 campionati italiani dopo la Juventus. In generale, nei maggiori 5 tornei europei, solo Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United hanno raggiunto questo traguardo. Dobbiamo riconoscere sicuramente il ruolo importante dell'allenatore, così come il ruolo altrettanto importante da parte della squadra, che a loro volta poi entrambi hanno avuto alle spalle una società forte, perché credo che non ci sia vittoria della squadra in campo se non c'è alle spalle una società forte. Simone Inzaghi è il 12° allenatore a vincere un campionato di Serie A a girone unico con l'Inter. Per lui è il 6° trofeo sulla panchina nerazzurra, dopo 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Grazie a questo diventa il 3° allenatore più titolato nella storia dell'Inter dalla nascita della Serie A a girone unico, dopo Elenio Herrera e Roberto Mancini. Il Torino ha collezionato 2 pareggi consecutivi per 0-0 in Serie A per la prima volta da settembre 2016, mentre in 2 gare interne di fila nel massimo torneo questo evento non si verificava da novembre 1991. La squadra di Juric è quella che conta più clean sheets casalinghi in questa Serie A, è un record per i Granata in un massimo campionato nell'era dei 3 punti a vittoria. Dopo la vittoria di Roma, i rossoblù vedono da vicino la possibilità di giocare la prossima stagione in Champions League. Il Bologna ha raccolto 62 punti dopo 33 gare in questo campionato e lo ha fatto per la prima volta nell'era dei 3 punti a vittoria. Cercare di imporre il nostro gioco con grande rispetto, come sempre, all'avversario e essere pronti a fare una grande prestazione. Con il successo all'Olimpico, Thiago Motta ha raggiunto inoltre la soglia dei 150 punti conquistati da allenatore in Serie A. Escludendo quella con la Roma, l'Udinese ha perso 2 partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio. I friulani hanno perso 3 delle ultime 4 partite in campionato, tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 9 uscite nel torneo. Solo la Salernitana e il Sassuolo hanno subito più gol negli ultimi 15 minuti di gioco rispetto all'Udinese in questo campionato e nessuna squadra, sempre in questo campionato, ha subito più gol di testa della formazione friulana.
L'Atalanta ha vinto due delle ultime tre trasferte in campionato, tanti successi come nelle precedenti 10 gare fuori casa di massima serie. Lukman è diventato il quinto giocatore a segnare più di 20 gol e a servire più di 10 passaggi vincenti dall'inizio della scorsa stagione in Serie A, dopo Kvaratskhelia, Leao, Dybala e Giroud. L'Atalanta è l'unica formazione ad avere 4 giocatori con almeno 7 reti realizzate: Koopmeiners, Scamacca, Lukman e De Ketelaere. L'Empoli ha ottenuto due successi interni consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio. In quel caso furono 3 contro Bologna, Salernitana e Juventus. Alberto Cerri è tornato al gol in A a distanza di 1099 giorni dall'ultima volta, il 17 aprile 2021, con il Cagliari contro il Parma. Chi lotta per il nostro obiettivo deve avere una capacità superiore agli altri, quella di non farsi toccare dall'aspetto emotivo, perché un conto è lottare per certi obiettivi, un conto invece è lottare per mantenere una categoria. Sono due modi di lottare simili ma tremendamente diversi. Lontano al momento 6 punti dalla zona Champions, il Napoli deve riscattare la brutta sconfitta con l'Empoli. I partenopei hanno perso 10 delle 33 gare giocate. Nelle ultime 15 stagioni non hanno mai subito più sconfitte dopo lo stesso numero di partite disputate in un singolo torneo. Il Napoli ha perso inoltre 2 delle ultime 4 gare di Serie A, tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 12. Anche i giallorossi devono rifarsi del KO interno con il Bologna. La Roma ha perso 2 delle ultime 5 gare in campionato, tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 18 tra le mura amiche nel massimo campionato. Sardar Azmoun, con 3 gol in 18 presenze in questo campionato, è ad una rete di distanza dall'eguagliare il suo record di marcature stagionali nei 5 maggiori campionati europei. La Fiorentina è reduce da 2 vittorie di fila in tutte le competizioni per la prima volta nel 2024. Non accadeva da un filotto di 3 nelle ultime 3 gare del 2023. I viola non segnavano 2 reti a partire dal minuto numero 80 in una gara esterna di A dal 2 agosto 2020 e hanno vinto solo una delle ultime 5 gare interne contro il Sassuolo dopo che avevano trovato il successo in 3 delle prime 5. Situazione delicata per l'11 di Ballardini, che in 4 delle ultime 6 partite casalinghe ha subito almeno 3 gol. Per la seconda volta in 11 partecipazioni, il Sassuolo ha raccolto meno di 34 punti dopo le prime 33 giornate di campionato di Serie A, 26 nel torneo in corso, con i neroverdi che hanno fatto peggio solo nel 2013-2014 con 25, stagione chiusa in 17esima posizione. Completano il quadro delle partite della 34esima giornata Frosinone-Salernitana, Lecce-Monza in programma sabato alle 15 e il Monday Night delle 20.45 tra Genoa e Cagliari. Chiuso il discorso scudetto, cucito matematicamente sulle maglie dei giocatori dell'Inter, l'attenzione si sposta soprattutto sulla corsa al quinto posto e in coda per la lotta alla salvezza, dove a rischiare sono anche 2 squadre come Udinese e Sassuolo, partite con ambizioni decisamente diverse. E per questa giornata è tutto, Serie A Preview vi dà appuntamento alla prossima settimana per le curiosità e le statistiche delle partite più interessanti del 35esimo turno.